Il romanzo che presento questa sera si chiama La ragazza dei fiori di Chiara Maggi. Inizio subito a dirvi che è un romanzo decisamente, decisamente lungo, ma molto, molto, molto godibile. Succedono tantissime cose, qualcuna questa sera chiaramente vi racconterò, tante altre cose rimarranno da scoprire, quindi non vi preoccupate perché quando io faccio queste dirette sto molto attenta a non rivelare troppo perché altrimenti verrebbe meno, no, la puntata, dire invogliare la lettura. Se vi racconto tutto, poi non avete più voglia di acquistare il libro. Invece vale la pena davvero averlo e poterlo sfogliare perché è veramente una storia con tantissimi personaggi e è una storia, mi permetto di dire, per certi versi autobiografica, perché l'autrice entra talmente all'interno del proprio cuore, della propria mente, si apre così tanto che è inevitabile rendersi conto che c'è tanto di lei. Io ho avuto l'occasione, la fortuna di conoscerla di persona ed è una donna estremamente semplice nel senso bello della parola, cioè è una donna così come la vedi, ti trasmette una dolcezza, un'energia, una bontà che difficilmente al giorno d'oggi si trovano, proprio come il suo personaggio che si chiama Chiara e devo dire che durante la lettura di questo romanzo ho pensato questa donna è talmente buona da risultare fuori moda. E aggiungo, ahimè, che bello sarebbe poter contare ancora su donne così, così buone e così altruiste senza volere nulla in cambio. Ecco, io credo che Chiara, che è la protagonista del romanzo, in questo somigli molto a Chiara, l'autrice. Andiamo a raccontare la trama. Chiara ha alle spalle un'infanzia difficile e un matrimonio sbagliato. La sua infelicità la spinge ad andarsene, sale sulla sua utilitaria senza una meta precisa e si ferma in un paesino lontano da tutto e da tutti. Lì inizia la sua rinascita, fatta di incontri e sorprese, tra cui l'affetto inaspettato di Silvano, un vecchio fioraio che l'assume nel suo piccolo negozio e le insegna i segreti dei fiori. L'incontro con Yolanda in una casa di riposo, l'amore per Aldo e gli avvenimenti del vicinato che si intrecciano alla sua vita faranno di lei una donna nuova, diversa, senza però mai perdere la sua generosità e sensibilità. Anche i nuovi amici, il bassotto Pepe e il gatto Tigro, saranno di supporto per vincere la sua innata insicurezza. Allora, come al solito, chi mi conosce sa che io ho questo meraviglioso quadernino dove prendo degli appunti e voglio partire proprio da qui. La sensazione che ho avuto leggendo questo romanzo è stata che l'autrice abbia utilizzato la carta bianca con fine terapeutico. L'attenzione verso tutto ciò che prova il personaggio è così meticolosa che, come vi accennavo prima, non si può dubitare che ci sia qualche cosa di autobiografico. L'autrice ci racconta Chiara, una donna così buona da essere fuori moda, una persona che mette prima di se stessa non solo le persone, ma anche gli animali, i fiori. Tutto è più importante di lei. Mi è capitato durante la lettura di pensare: basta, Chiara, non ti sopporto più. Ma poi ho realizzato che mi dava fastidio perché a tratti mi sono ritrovata in questa Chiara. Non vi dico in quale punto perché non si parla di me e si parla del romanzo. Però quello che voglio dire è che una volta finito il romanzo vi capiterà di ripensarci. Se qualcuno l'ha già letto e vuole dirmi qualche cosa in proposito, è pregato di farlo. Io lo leggo volentieri. Quindi vi capiterà di ripensare a qualche personaggio, perché ognuno è ben definito e ben descritto, a volte persino in modo ossessivo, ma è proprio questo che vi porterà poi a ragionare ancora
su questo romanzo. Mi riferisco in particolare alla protagonista. Andiamo a vedere, a leggere l'incipit. Bisogna cercare la perfezione assoluta, le aveva spesso ripetuto suo padre. Un modo per farle capire che lei non era perfetta, anzi, tutt'altro. Non c'era mai stato niente di perfetto nella sua vita, in quel momento meno che mai. Il buio era profondo, denso, nero, e si era posato ovunque. Adesso sì, che era lontana. Chiara era seria. Pensava tante cose, pensava con ostinazione al mondo che la stava aspettando e lei lo avrebbe trovato prima o poi, questo benedetto mondo. Svoltò a destra poi a sinistra, non riusciva a focalizzare bene, mentre le lacrime non smettevano di scendere dai suoi occhi celesti. Guidava e sapeva di meritare qualcosa di più, doveva assolutamente essere così. Calma, calma, non ti agitare. Era abituata a parlare da sola, a rassicurarsi. Cos'erano stati quegli anni, quell'attesa? Cos'era stata la sua vita fino a quel momento? Cos'era stato Andrea? L'aveva lasciato da qualche ora. Si era chiusa la porta di casa alle spalle, cacciando un lungo sospiro, ed era salita in macchina senza voltarsi. Poi aveva trovato una strada fra gli alberi, misteriosa e silenziosa. Andrea. In quel momento non aveva pensato a niente, o meglio, aveva pensato che quella che aveva preso fosse l'unica soluzione possibile. Adesso mai più, si era detta. Eppure, quel coraggio le era costato tanto. Così era passata dalla tristezza all'agitazione, l'adrenalina aveva fatto il resto. Chiara mosse le labbra, ma non uscì alcun suono. Più si allontanava nella notte e più si sentiva smarrita. Non sapeva cosa avrebbe trovato. Ma era necessario continuare, oltrepassare la fitta macchia oscurata dalle tenebre, attraversare l'incognita di quel momento. Si chiedeva se prima o poi sarebbe apparsa una casa, un segno di vita. Non c'erano insegne di negozi, non c'erano luci, soltanto quella strada buia che non finiva mai. Forse più avanti, forse, sussurrava. Dietro la collina si stendeva il cielo, un drappo scuro che in alcuni punti luccicava. Tutto pareva diverso, strano, irraggiungibile. Chiara non riusciva a mettere a fuoco nessuna di quelle immagini, era così stanca e amareggiata. Guardò il livello della benzina, si era dimenticata di fermarsi al distributore. Un bel guaio. Quell'ultima tacca sarebbe bastata al massimo per altri 20 chilometri. Ma dove era finita? In aperta campagna, a due passi dal niente e da tutto. Nessuna delle persone che conosceva avrebbe mai immaginato che si trovasse lì, nemmeno lui. Chiara comprese che non poteva tornare indietro. Era tutto vero. Il cuore adesso le batteva forte. Il malessere che provava non era altro che una leggera paura. Forse ho agito troppo d'impulso, pensò, ma poi scosse la testa. No, aveva fatto bene. Era incredibile che avesse resistito tanto. Il suo matrimonio faceva acqua da tutte le parti, era una nave già colata a picco, impossibile salvare qualcosa. Guardando dritta davanti a sé, pensava che invece una cosa l'aveva salvata. Il suo cuore era integro. Seduta sul sedile della sua utilitaria, sentiva di avere ancora un cuore ed era soddisfatta. C'erano molte cose che poteva fare con un cuore, almeno le era rimasta quella certezza. Si fermò a riprendere fiato accostando l'automobile in una rientranza sterrata ai bordi della strada. Quello che le era capitato non era poi la fine del mondo, non doveva cedere. Quella scelta l'aveva strappata l'infelicità. In fondo, non doveva essere così male ricominciare da capo. Un incipit potente che ci fa immediatamente capire, o meglio immaginare, una donna forte, una donna che decide per la sua vita di prendere la macchina e andare via, non di scappare, decidere coscientemente
che quello non è il posto giusto per lei, quel matrimonio non fa per lei. Quindi hai un'immagine immediatamente di questa donna che ti fa dire: caspita, che coraggio. Eh sì, che coraggio uscire da un matrimonio che tutto sommato poteva anche andare. Ci sono persone, senza per questo voler giudicare nel modo più assoluto, perché ognuno vive le proprie realtà, però ci sono persone che si accontentano, sono felici così, magari lì per lì sono scocciate, sono angosciate perché vorrebbero qualcuno di diverso, però in fondo arrivano a casa, hanno qualcuno col quale condividere magari anche niente, ma bah, evidentemente si accontentano e va bene così. Capita invece che ci siano donne che dicono, o uomini che dicano no. No, io voglio vivere la mia vita in un altro modo. Allora, commentate un attimo questa prima lettura e vediamo che cosa ne viene fuori. Chiaramente, autrice, tu puoi intervenire quando vuoi. Questo format è cattivo perché io non permetto alle autrici di entrare nella diretta, ma di chiacchierare con gli autori, scusate, con gli ascoltatori, sempre tramite messaggio, così che anche l'ascoltatore abbia la possibilità di vedere immediatamente l'autrice che cosa risponde ai loro commenti. Intanto cerco di scorrere e di vedere che cosa vedo, eh. Intanto vedo Laura Vogadro, ciao, era la mia professoressa del ginnasio, quindi ciao Laura, che piacere averti qui. Un libro meraviglioso, letto da te, ancora più bello. Grazie Adriana, grazie mille. Ah, Francesco Brunetti è colui che per primo mi ha parlato di questo romanzo in modo così entusiasmante, entusiasta, che non ho potuto fare a meno di sentire l'autrice, perché devo dire che io ho molta stima di Francesco Brunetto, che è Brunetto, sì, ciao, di Francesco Brunetti, che è anche un bravissimo scrittore e poeta. Quindi, a maggior ragione, il suo giudizio per me è super importante e devo dire che mi ha davvero incuriosita. Vediamo cosa dice. La protagonista è Chiara, donna sensibile e passionale. I protagonisti maschili hanno luci e ombre, più ombre che luci. Vabbè, ma non dobbiamo mica spoilerare. No, non posso leggerlo ancora adesso perché ho appena iniziato, lui ci sta raccontando, sta facendo una meravigliosa disamina dei protagonisti, ma non posso ancora leggerli. Bene, andiamo a vedere. Poi la leggo dopo, Francesco, ricordamelo. Valeria Rivetti, ciao. Marzia, ciao. Siete tantissime. Annalisa Solari, ciao. Bene, bene, un sacco di amici, un sacco di amici mi stanno venendo a trovare. Grazie Francesco, grazie Adriana. Scrive Chiara, mi sembra giusto. Umberto, ben arrivato. Alessandra, ben arrivata. Allora, che cosa vogliamo dire di questo incipit, di questa donna che decide per la sua vita, no? Quindi ti dà un'idea di una donna forte. In realtà, durante la lettura di questo romanzo, si scoprirà essere sicuramente resta una donna forte perché ha avuto il coraggio di prendere la sua vita per davvero in pugno e fare altro. Si ritrova in questo paesino dove avrà l'opportunità di conoscere moltissime, moltissime persone. Moltissime persone alle quali lei sentirà sempre di dover dare. Ecco, Chiara è una donna che puntualmente si dà e puntualmente non chiede nulla in cambio e spesso non arriva nulla in cambio. Ed è la cosa più, secondo me, triste, no? Quando tu sei una persona sensibile, attenta, vedi dove gli altri non vedono e ti butti a capofitto in quelle situazioni e cerchi di aiutare il prossimo e dall'altra parte forse non viene capita questa tua bontà, oppure viene capita e come si prende tutto ciò che si può prendere e poi, ahimè, si finisce così? Non è bello, ma spessissimo succede. Andiamo a vedere gli altri personaggi di questo romanzo. Allora, c'è una donna meravigliosa in un RSA che si chiama Yolanda, che
sarà molto importante nella vita di Chiara. Io adesso vi do, vi leggo il loro primo incontro senza darvi troppe informazioni. Diciamo che questa puntata sarà ricca di letture senza troppe spiegazioni. Quindi vi racconto i personaggi tramite la voce dell'autrice, così che poi voi possiate a vostra volta farvi un'idea. Andiamo a conoscere Yolanda. In questo momento, a Chiara viene richiesto di portare dei fiori a questa persona. Lei non l'ha mai vista. Arrivai davanti alla camera 56. Pareva proprio che ce l'avessi fatta. Un respiro attraversava il legno. Potevo sentirlo chiaramente. Sicuramente era quello della signora Yolanda. Forse qualcuno l'aveva avvisata del mio arrivo. Avanti, disse una voce. Buonasera, signora. Mi scusi per l'ora, ma devo consegnarle un'orchidea e una lettera. Vieni, accomodati, mi disse. Mettiti a tuo agio. Come sei giovane e bella. Che bei capelli rossi hai, eppure le lentiggini, sembri uscita da un fumetto. Non sembri nemmeno vera. Sei proprio una ragazza stupenda. Arretrai di un passo per sfuggire alla sua curiosità. Rovistai nella borsa che era piena di cianfrusaglie e tirai fuori la busta che dovevo consegnarle. Le domandai di perdonarmi, la carta si era spiegacciata, non ero stata attenta. Lei mi sorrise gentilmente e si asciugò gli occhi con un fazzoletto. Non sto piangendo, gli occhi mi lacrimano molto ultimamente. Il mio cuore si riempì di un cupo presentimento. Siediti, così ti riposi un poco. Vedi, è rivestita di panno pregiato. Me l'ha regalata mio figlio. Un'altra donna, che sembrava più anziana di Yolanda, dormiva nel secondo letto posizionato a pochi passi dalla porta del bagno. La signora, avvolta nelle coperte fino al collo, russava con la bocca aperta e ogni tanto il suo corpo, attraversato da un tremito, sussultava. Non ti spaventare. Yolanda si era accorta che stavo fissando la sua compagna di stanza e la indicò con un cenno del capo. Lella è la prima ad addormentarsi, vedi? È come un bambino. Non la svegliano neanche le cannonate, anche se sembra agitata, ti assicuro che dorme beata tutta la notte. È anche l'unica qui a essere allegra, veramente allegra. Quando si sveglia è sempre di buon umore e se le stai accanto hai la sensazione che persino in questo posto la vita possa essere piacevole. Spesso esce in giardino, guarda i vasi vuoti, sembra quasi che con una magia possa riempirli soltanto muovendo le mani. Poi rientra e trova sempre qualche pretesto per sorridere, a volte legge un libro, a volte scrive, non sta mai senza fare niente. È una bella persona. Pure lei è vedova. Al rifiuto totale della morte. I defunti per lei non esistono. Sono storie dell'immaginario collettivo raccontate per spaventarci. Yolanda sorrise e mosse la testa prima di finire il discorso. Almeno con questa convinzione Lella pensa di non morire. Ne è convinta e sta serena. Crede che tutto sia eterno, anche lei, e si sbronza di queste idee e poi ride, ride a crepapelle. Vedessi come ride Lella. Yolanda cambiò il tono di voce. Per questo le voglio bene, perché ai bambini si vuole bene. E Lella è infantile, piena di innocenza. La cosa che mi infastidisce è quando la gente cattiva ride di lei. Mi arrabbio molto, litigo con chi non ha un briciolo di cuore. Yolanda sedette accanto a me. Ha bisogno di qualcosa? Domandai. Mi parve improvvisamente indebolita, sfinita dalle troppe emozioni, o forse pensai dalle parole che aveva appena detto. Vedi, cara, le piante hanno un cuore. Se torno indietro nel tempo, nella memoria, trovo molti riferimenti a ciò che ti sto dicendo. Sai, avevo una pianta di gelsomino che tutti mi invidiavano nel mio giardino in Toscana. Si era arrampicata abbracciando i ferri della cancellata e emanava un profumo dolciastro che specialmente la sera riempiva l'aria. Ne
per molti anni è fiorito senza problemi, anche più volte nello stesso anno, fino a che è rinsecchito di colpo subito dopo la morte di mio marito. In poco tempo le foglie sono ingiallite, lo stelo è diventato sempre più esile fino a scomparire. Lo aveva piantato lui e lui se lo è portato via. È stato doloroso per me separarmi da entrambi. Dopo la cancellata era così spoglia che suscitava in me tanta tristezza. E poi? Domandai rapita. E poi? Ripeté lei allargando le braccia. Mio figlio mi ha portato in questa casa di riposo e di conseguenza mi sono sentita sola. Mi sono ritrovata in un ambiente sconosciuto, a guardare fuori dalla finestra con una grande malinconia nel cuore ogni volta che pensavo alla mia casa in Toscana e al mio giardino. Dove abitava? A Castiglioncello, proprio di fronte al mare. Le mie origini però hanno radici qui, in questi luoghi. I miei genitori abitavano sull'altro versante della collina, in una casa rurale costruita ai margini di un bosco. È un posto fiabesco in autunno. Ci ho passato l'infanzia. Sei mai stata in un bosco in pieno autunno? Sì, ci sono stata e non posso che darle ragione. Il bosco in autunno assume un aspetto incantato. Il giallo, l'arancio, il verde, il marrone e il rosso insieme costruiscono scenari affascinanti e variopinti. Mi piacerebbe tornare a passeggiare in un bosco, ammise. Ma credo che resterò qui e morirò in questa stanza, senza rivedere quello che ormai è diventato un ricordo. Mia cara ragazza. La vita sotterra molte cose, sotterra prima di tutto la gioventù. La mia non riesco più a ritrovarla, nemmeno se mi sforzo. Mi viene da pensare di non essere mai stata giovane. E suo figlio? Chiesi. Per carità, Aldo è un uomo molto potente, dirige due stabilimenti, viaggia in tutto il mondo, non ha tempo per me. In fondo, come potrebbe averlo? Non avere qualcuno vicino è la cosa peggiore che mi sia capitata. Mio figlio. Mio figlio. Mia cara. Ormai non mi aspetto più niente dalla vita. Abbassò lo sguardo per nascondere il luccichio di una lacrima, poi tornò ad osservarmi attentamente. Cambiò umore. Studiò il mio viso e le mie mani. Ogni cosa di me. Sento che sei una brava ragazza. Mi puoi aiutare? Dovresti scrivere una lettera al posto mio. Purtroppo ultimamente la vista mi gioca brutti scherzi. Talvolta senza preavviso rimango al buio e tu capisci che da cieca non posso scrivere. Ho tante cose da raccontarti. Qui al ricovero il giorno è lungo, la notte poi è eterna. Noi vecchi non sappiamo mai con chi parlare, restiamo immersi in quei tempi che non ci sono più. Mio figlio, vorrei proprio rivederlo. Se devo crepare pazienza, ma un ultimo abbraccio vorrei riceverlo. Per questo ti ho chiesto di scrivere una lettera. Tu non sai cosa significa aspettare giorni e giorni, guardare il paesaggio che muta stagione dopo stagione senza che lui torni, senza che si ricordi che esisto ancora. Lo farai, Chiara? Scriverai la lettera. Questa donna è meravigliosa. Devo dire che quando l'ho letto, quando ho letto di lei, l'ho visualizzata e sarà che io non ho conosciuto le mie nonne e quindi il desiderio di avere una persona anziana vicina mi è rimasto, no? Per cui ho assolutamente apprezzato il quadro che ne fa Chiara, una donna forte che ha tanto, tanto, tanto bisogno però di riabbracciare suo figlio. E questo figlio, che non so se avete notato, è tanto impegnato, è un imprenditore importante, no? Dice lei. Quindi
diciamo che lo giustifica ancora prima che Chiara si sia fatta un'idea di quest'uomo, no? L'amore di una mamma. Dicendo non viene mai, chiaramente l'altra persona può pensare, però caspita, potrebbe anche venire, no? Oppure potrebbe anche andare a trovare sua madre, che brutta persona che è quest'uomo. Ecco, nel terrore che qualcuno pensi, possa pensare questo, la prima cosa che dice è, però è tanto impegnato, non ha tempo per me, non perché non voglia, ma perché è tanto impegnato. Allora, andiamo un po' a vedere. Intanto qui vedo che Katia è d'accordo con me, che dolcezza. Francesco Mancuso, c'è l'anima di questi splendidi personaggi nella tua voce, grazie. Sembra quasi di poterli abbracciare. Complimenti a te e a Chiara. Grazie, Francesco Mancuso, devo dire anche lui è uno scrittore molto bravo, ci siamo conosciuti durante il Covid, pensate un po'. Carmelo, Debbie, Lauretta, ciao Chiara, si salutano. Sentirlo leggere è un'ulteriore emozione, bellissimo. Ed Alberto Granai, ciao. Scusate, ma ho la luce in faccia se leggo, se storpio i vostri nomi, scusatemi. Marzia ti abbraccia. Giorgio Ansaldo guardava un po'. Marzia Spella, ti ho letto due volte, mi ispirava molto, tanta anima e rilassante. È vero, Chiara scrive che si commuove. Federica Di Folco scrive che emozione. Federica, questo è un romanzo super, super adatto a te, sono convinta che ti piacerà moltissimo. Allora, come vi accennavo, ho deciso in questa puntata di presentarvi alcuni personaggi e quindi è quello che farò. Vi ho presentato Chiara, anche se avrete modo di vederne davvero moltissime sfaccettature. Vi ho anticipato, vi ho presentato Yolanda, anche se avremo ancora modo di ascoltarla perché ho scelto delle altre letture dove Yolanda c'è. Andiamo a conoscere Domenico. Non vi anticipo niente, ve lo leggo. Sono tutti personaggi questi che Chiara incontra nel paese dove decide di fermarsi. Chiara, ci scrivi qual è il paese dove la nostra protagonista decide di fermarsi, per favore? Fa un sacco di chilometri e poi si ferma e decide di. Carmelo Debbi scrive: Domenico! Domenico è un personaggio meraviglioso. Adesso, appena Chiara ci scrive il luogo, io faccio questi. Queste domandine qui per avere l'occasione di bere un po' d'acqua. Vedo che sono le 19:04. Abbiamo iniziato alle 18:40, quindi io finirò alle 19:40, ma sono sicura che non riuscirò a fare tutto quello che voglio. Quindi vado veloce perché Chiara è lenta e non scrive il paese dove decide di fermarsi la nostra protagonista. Domenico era un tipo alto e particolare, molto riservato, con le spalle larghe e alcuni chili di troppo ammassati soprattutto nel girovita. Non aveva capelli, si era però fatto crescere la barba folta, ispida, che gli aveva coperto i lineamenti e da quella peluria si intravedevano solo la punta del naso e gli occhi enormi, verdi e limpidi come i prati a inizio primavera. La gente diceva che era rozzo, uno sfaccendato. Nessuno, però, teneva conto che lui viveva con i genitori anziani e pensava a tutto. Non gli faceva mancare niente. Puliva la casa, stendeva i panni, faceva la spesa. Domenico si era imbruttito quasi per forza, per fare un dispetto a se stesso. A lui piaceva apparire trasandato. Andava in giro con gli indumenti che aveva usato nell'orto, con l'odore forte di sudore addosso. E a volte, se lo incontravi, cambiavi strada, tanto era impresentabile. A fine giornata, poi, si infilava nell'osteria a bere qualche bicchiere, si sedeva davanti al bancone e allora capitava che si lasciasse andare. Di solito bastavano 3 bicchieri di rosso. Appena il vino entrava in circolo, nel sangue, ecco che lui cambiava espressione, gli tornava la voglia di essere allegro. Talvolta l'argomento erano le donne. Sono affari complicati, diceva, ma chi le capisce? Sollevava quindi il bicchiere e prima di buttare giù un altro sorso, scrollava la testa.
Povero Cristo, parlottavano quelli di buon cuore, ma erano pochi, perché i più erano cattivi con lui. Guarda come zoppica oggi, ma non per il vino, ma vedete quanto è brutto, guardate, cede su un fianco, si piega da un lato, è uno storpio che nessuno vuole. Domenico però cercava di non farci caso, per riempire le giornate vuote si dedicava all'orto, si incamminava solo per il sentiero. Era un uomo senza più desideri. Spesso passava davanti al negozio, oppure lo incontravo quando tornavo a casa, fermo sulla strada, come se stesse aspettando qualcuno. Lui mi guardava, non si muoveva, restava impacciato. Allora lo salutavo per sciogliere l'imbarazzo. Ciao Domenico! Ciao Chiara! Posso portarti la borsa della spesa? So che abiti al secondo piano. La sua gentilezza era davvero rara. Ma trattava con rispetto e si emozionava quando apriva bocca. Una volta durante uno dei nostri soliti incontri gli domandai: Ma quanti anni hai? Meno di 40, rispose vago. Sembrava più vecchio della sua età. Già sfinito e stanco, curvo, attraversava il vialetto del cortile a passo lento, claudicante, si trascinava quella gamba malandata, mostrando una pancia gonfia che a malapena stava nei pantaloni. Ci pensavo spesso la notte. Ma come avrà fatto a ridursi così? Provavo commozione per lui. Era un buono, nonostante l'aspetto animalesco nascondeva un'anima delicata. Da parecchi anni ormai si prendeva cura dei gatti randagi del paese. Li conosceva tutti e a ogni tenero muso aveva dato un nome. Per dedicarsi a loro usciva anche con la pioggia, con il vento. Niente lo fermava. Lo vedevo uscire dal portone la sera dopo il crepuscolo con un sacchetto di plastica appeso al braccio. C'erano in quella sporta avanzi di cucina della madre e carne che lui stesso aveva cucinato, e ancora pane inzuppato nel latte, pasta e tutto ciò che era riuscito a racimolare con l'intenzione di sfamare quelle povere bestiole. Seguivo i suoi passi, nascosta dietro la finestra. Lo vedevo girare l'angolo e poi svanire nel buio di una strada laterale. Indossava sempre una vecchia giacca sgualcita, dei pantaloni ancora più logari e un paio di scarpe con la suola a carro armato. Ogni sera, Domenico andava alla ricerca dei gatti. Faceva il giro di tutto il paese. Vieni, piccolo, vieni qui. Ecco, mangia, diceva. Era un uomo con l'aria da buono che osservava il gatto mentre divorava il cibo nella ciotola. Ora stai meglio di sicuro. Devi aver fatto tante battaglie, continuava lui. I due stavano un po' insieme, come se avessero mille cose da dirsi fino a che si davano l'appuntamento per l'indomani. La gente del paese trovava strano quel comportamento. Lui che si trascinava per le strade deserte alla ricerca dei gatti, e avevano preso a chiamarlo oltre che storpio, anche scemo. O gattaro. Ma Domenico non doveva dare spiegazioni a nessuno. Chiamava per nome i suoi amici animali. Vieni Oliver, vieni Bianchina, e dava cibo a tutti. Poi accarezzava quelli che lo lasciavano fare, mentre gli altri diffidenti restavano a guardarlo seduto da qualche parte con la grossa pancia e la cintura sbottonata, ancora giovane, ma con quell'impronta di vecchiaia che lo isolava da tutto, perché lui sembrava non avere età. A me invece guardarlo faceva sciogliere il cuore. Era stanco, Domenico, della cattiveria, di pagare una colpa che non aveva, di essere più zoppo di quello che realmente era. Le parole dure, le critiche, gli insulti, le risate nascoste della gente, ma esibite poi in gruppo, erano un peso nel peso che già sentiva di avere nel petto. Con pensieri di quel genere in testa, ecco che Domenico voleva un bicchiere di vino, o meglio, una bottiglia. Iniziava a bere, poi cantava, ubriaco, per le strade del paese. Qualche anziano, però, raccontava durante una partita a carte che Domenico, quando era molto giovane, era stato innamorato. La storia di Domenico, che non vi voglio raccontare, non vi voglio rivelare, è bellissima. È bellissima è Chiara, la protagonista del romanzo, che non si fa minimamente contagiare dalla cattiveria di queste persone che ritengono quest'uomo uno storpio, puzzolente, da tenere distante.
Lei no, lei è l'esatto opposto di queste persone. Lei è più facile ed è il personaggio di Chiara, è più incline ad avvicinarsi alle persone che gli altri respingono, piuttosto che diventare parte di questo gruppo, no? Di superficiali, perché poi di fatto di questo si tratta. Cosa ne pensate? Nell'entroterra Ligure non c'è un nome effettivamente, quindi è un paesaggio, è inventato il luogo, mi sta dicendo Chiara. Non esiste, ma potrebbe essere qualsiasi paesino dell'entroterra Ligure, in effetti sì. Allora, vediamo se qualcuno mi può raccontare qualcosa di Domenico, perché poi abbiamo Silvano. Ciao Viviana, ciao Elena. Oh Elena. Elena Molinari o Elena? Sai che mi viene da dire Elena? Un sacco di cuori. Domenico mi sembra un personaggio molto interessante. Sì, Nella, è molto interessante e io devo dire che ne racconto proprio poco poco, cioè l'ho solo presentato in modo che possiate godervelo tutto. Però non siete tanto veloci a scrivere, non siete così. Ecco, ciao Lucci, sono. Andiamo. Ah, Matti, ciao amore. C'è il figlio della mia amica, ciao. Allora. Andiamo avanti perché voi siete silenziosi, 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 quindi o state piangendo tutti e ci potrei anche credere. Anche tu, Chiara, raccontaci qualcosa di te, raccontaci come ti è venuta voglia di raccontare questo romanzo, fai in modo che le persone si incuriosiscano oltre le mie letture. Intanto io vado a prendere l'altra lettura. Allora, ho deciso di raccontarvi Silvano attraverso gli occhi dell'amore. Silvano in gioventù è stato innamorato, molto innamorato, ricambiato peraltro. Il suo amore a un certo punto lo ha lasciato e lui non è più stato in grado di trovare un altro amore, se non per il suo lavoro. Silvano è un personaggio fondamentale nella vita della nostra protagonista. Fondamentale perché è colui che le insegnerà, dal titolo Il ragazzo dei fiori, è colui che le insegnerà tutto sui fiori. Ed è un uomo talmente appassionato, talmente innamorato del proprio mestiere, che va da sé, come poteva non far innamorare una donna come Chiara, così sensibile, così desiderosa di imparare, no? E devo dire che si crea tra i due una profonda amicizia, nonostante la differenza di età, Chiara avrà sempre la sensibilità di cogliere delle sfumature di Silvano che lui di fatto non vorrebbe che lei comprendesse. Invece Chiara è attenta, mi piacerebbe trovare un termine. È profondamente convinta che quest'uomo nasconda qualcosa e mai si imporrà, aspetterà che lui piano piano prenda fiducia e decida di confidarsi. Andiamo a vedere che cosa racconta Silvano della sua innamorata. La vita di Silvano era passata. E ogni sottile mutamento ora diventava un peso. Più di ogni altra cosa,
Sicuramente desiderava rivedere Yolanda, la bella ragazza dai capelli corvini, chissà com'era diventata, chissà se aveva ancora gli occhi celesti e splendenti di un tempo, chissà se il tempo aveva travolto anche lei impietosamente, come era successo a lui, come succede a tutti gli esseri viventi. Silvano si tormentava con queste domande, stentava a crederlo, a lei non era successo. Davanti agli occhi aveva sempre l'immagine di una giovane donna, solare, e non c'era niente di più importante, solo quella ragazza che gli sorrideva e lo abbracciava nei suoi pensieri. Lo voleva davvero, restare sempre con lei, portarla via dal paese, iniziare una nuova vita insieme, ma all'epoca non possedeva niente. E lei, durante quei tormenti che la assalivano su cose come fare, gli venne portata via dal destino, dalla paura di restare imprigionata in quel posto insignificante per sempre. Chissà se Yolanda si era mai pentita della sua scelta, se almeno una volta nella vita aveva pensato a lui, all'amore vero, alla sponda umida del fiume, quando prima di abbandonarlo si era concessa con il cuore che le batteva forte, a quel giovane Bruno che tanto la desiderava. Silvano tremava di commozione e sofferenza. L'aveva avuta sì, lui, per primo, ma non era quello che voleva, non gli importava, anzi quei momenti trascorsi insieme erano diventati delle ferite e lui non sapeva come fare per rimangiarle. Glielo disse dopo che avevano fatto l'amore, prima di lasciarlo, mentre lui era seduto sull'erba senza camicia e la guardava rapito, corrucciato e muto. Lo amava, lei lo amava. Quasi gli prese un dolore al petto, faticava ad alzarsi, voleva trattenerla, lei lo amava. Non andartene, mormorò con un nodo alla gola. Si sentiva povero, un pezzente, uno che non valeva niente, ma se solo lei fosse rimasta. Se solo lei avesse capito cosa stava perdendo. Cominciò a piangere come un bambino, peggio, come chi sa di non avere speranza. Non andartene, ho bisogno di te. Silvano si distese sull'erba, guardò il sole, com'era bello il sole, piacevole, caldo. Prontamente lei gli si sdraiò accanto e lo baciò per un tempo lunghissimo, domandandogli in quei minuti l'amore di tutta una vita. Lo amava. E Silvano aveva immaginato il loro amore, un amore che non avrebbero mai vissuto, un amore di quelli rari, un amore che non era mai riuscito a ritrovare in nessun'altra donna e distrutto da quella consapevolezza. Si era dedicato ai fiori e ogni fiore in quella stanzetta lo aveva trattato con cura e rispetto. Ai fiori aveva dato tutto, pensando di dare tutto a lei, a quel fiore straordinario che era stata Yolanda. Fu esattamente quando Silvano aprì il negozio che ricominciò a respirare, non a stare bene, ma a respirare, a tamponare meglio le ferite, a pensare che ce la poteva fare in un modo o nell'altro a sopravvivere. E dall'oscurità del rimpianto ora risbucava tutto. Dall'oscurità il cuore vomitava dolore. Il cuore non accettava più quella sconfitta. Il cuore di Silvano era stanco, così stanco da ribellarsi ad una realtà inconfutabile e non gli dava pace e pareva schiacciarlo con il suo battito sempre più veloce. Silvano si portò le mani sul viso, faticava a respirare come se gli fosse rimasto in gola un boccone amaro. Non riusciva a deglutire. Per un attimo gli parve di soffocare. Prontamente si alzò in piedi e prese un bicchiere, lo riempì d'acqua fresca e buttò giù qualche sorso con la speranza di stare meglio. Ma la gola era secca, bruciava e il sapore amaro non andava via. Quello che gli serviva era rilassarsi, chiudere gli occhi e smettere di pensare. Allora, Silvano. Intanto leggo commenti rispetto a Silvano ed è proprio vero, cioè Chiara ha avuto un padre non solo assente dal punto di vista emotivo, ma presente nel negativo, cioè un uomo che per tutto il tempo ha cercato di darle insicurezza, ha cercato di trasmetterle tutto il contrario di quello che un padre ci dovrebbe trasmettere. Quindi l'ha fatta sentire brutta, l'ha fatta sentire insicura, non ha mai, mai spezzato una lancia in suo favore, è sempre stato tremendamente cattivo con lei, subdolo,
davvero, davvero un padre non padre, ecco. E questa madre innamorata del padre, sì, in un certo qual modo, ha cercato di amare Chiara, anzi, sicuramente amava Chiara, ma non si è mai esposta nei confronti di questo padre, cioè, è come se mantenesse separato il rapporto. Lei aveva il suo rapporto con Chiara, Chiara amava molto sua madre, ma non era in grado di dare addosso al padre. Quindi, diciamo che in un certo qual modo anche la madre era succube di questo uomo che non era in grado di amare nessuno, tantomeno se stesso. Allora, vediamo cosa scrivono. È il padre esatto che Chiara ha sempre desiderato, scrive Chiara. A proposito della domanda che avevo fatto a Chiara, ovvero come ti è venuto in mente, è una storia che avevo dentro di me da tanto tempo. Ad un certo punto non potevo più aspettare, non potevo più frenare quello che sentivo e che volevo raccontare. Quindi ecco che Chiara ci racconta come ha avuto l'ispirazione rispetto a questo romanzo. Andiamo a fare un'altra lettura. Vi porto immediatamente a un dialogo tra Yolanda e Chiara. Yolanda? Sono qui. Ho mantenuto la promessa, ho spedito la lettera. Vedrai che tuo figlio verrà. Potrebbe essere oggi o domani, o magari tra una settimana, ma verrà. Grazie, Chiara, mi rispose stancamente, come se ogni respiro le costasse fatica. Poi, però, con un'espressione seria e assorta, disse che voleva parlarmi della sua gioventù. Sai, mio marito Alberto era molto benestante. Ero cresciuta in una casa dove non c'era nemmeno il bagno. La latrina era una circonferenza ricavata in una lastra d'ardesia. Oltre a questo c'era un catino di ferro in cui potevo lavarmi. Così, mia cara, capirai che la mia infanzia ha visto la miseria più nera. Lui, al contrario, viveva in una reggia. Era anche un bel ragazzo, colto, educato, con un futuro assicurato. Studiava architettura a Firenze. Era molto portato e infatti, dopo la laurea, divenne un apprezzato architetto. Perché me lo racconti? Perché il nostro destino, Chiara, dipende da noi, da ciò che decidiamo, da quello che ci lasciamo alle spalle. Non sempre il destino a scegliere cosa ne sarà della nostra vita. Siamo noi che scegliamo, noi che ci spingiamo da una parte piuttosto che dall'altra. Ci ho pensato tutti questi anni, ogni giorno. Ormai era un fiume in piena. L'ascoltavo senza interromperla, sapendo che da quel momento la mia vita avrebbe seguito quel rivolo di parole e mi avrebbe legato a lei per sempre. Alberto rappresentava quella vita meravigliosa che avevo tanto agognato. Salii su quel treno con una valigia di cartone. Era un sabato soleggiato di maggio. Fu una primavera fulgida quella del 1946. Cominciò la rinascita, nacque la Repubblica e la Piaggio forgiò le prime vespe. C'era una brezza piacevole, un venticello che solleticava i pensieri. Avevamo tutti voglia di vivere, di ricostruire un paese distrutto e devastato dalla guerra. La ripresa economica era cominciata, capisci? La mancanza di tutto mi aveva portato a desiderare qualunque cosa. Non mi bastava essere felice. Volevo di più, per cui decisi di lasciare il posto in cui ero nata per sposare Alberto. Lo amavi, hai fatto la scelta giusta, quindi smetti di tormentarti e pensa che presto arriverà tuo figlio. Non avercela con te stessa. Aldo, certe volte mi dimentico di lui. Alcune volte sparisce e non ho nessun pentimento o vergogna a dimenticarlo, visto che lui fa la stessa cosa con me. Ma poi bruscamente sento che ho bisogno di rivederlo e se questo desiderio non si realizzasse, sarebbe la peggior sconfitta della mia vita. Era stanca. Aldo. Pronunciare quel nome la sfiniva, la distruggeva. Sorrise, ma solo per farmi contenta. Ora riposa, ci vediamo presto. Con una mano Yolanda si aggrappò al mio braccio. Mi resi conto che il tempo la consumava. Le gambe nude che uscivano dalla camicia da notte erano sottili e ricoperte da una pelle trasparente e bluastra.
La strinse al petto con gli occhi umidi. Non è niente. Riposa, riposa, che domani tuo figlio si farà vivo, ne sono convinta. Com'era difficile mentirle, raccontarle una favola per alleviarle il dolore. Ma le favole esistono? Mi domandai. E allora andiamo al personaggio di Aldo. Aldo, come abbiamo visto nella primissima lettura della trama, sarà un grande amore per Chiara. Chissà se si realizzerà, chissà cosa succederà, vi tocca leggere il libro per scoprirlo, ma io ve lo presento un po' attraverso l'incontro visto che il tempo stringe, sto cercando di capire se andare direttamente da una parte o dall'altra. Allora, andiamo a vedere invece subito Aldo, ma anziché con la mamma, che ve lo faccio leggere per conto vostro. Allora, sostanzialmente Aldo e Chiara si incontrano, ci sarà un incontro meraviglioso tra Aldo e la madre, per cui Chiara deciderà di farsi da parte per consentire a loro di stare insieme. Ma chiaramente i due avranno modo di rincontrarsi. E infatti, salutai Silvano, mi affacciai sulla porta e subito dopo però mi mancò il respiro. Aldo era di fronte a me e mi guardava con un'espressione divertita. Non mi ero accorta di lui, che se ne stava a braccia conserte davanti al vetro. Ero stata impegnata, distolta da pensieri e lavoro. Un lieve imbarazzo mi fece arrossire, tuttavia gli andai incontro, volevo avere notizie di sua madre. Senza ombra di dubbio, era di un'innata eleganza. Il cappotto cammello che lo avvolgeva contrastava con i capelli neri e la carnagione ambrata, facendolo sembrare più alto e slanciato. Dopo averlo raggiunto, mi sentii in imbarazzo accanto a lui con la mia giacca di piuma ormai datata. Ricordavo di averla comprata ad una liquidazione. Per non parlare delle scarpe con i lacci, rozze e tutt'altro che nuove. Aldo sembrò non farci caso. Conosci un buon ristorante? Non ho trovato molto qui in paese. Intendo magari qualche locale che a me è sfuggito. Non sapevo cosa rispondere. Rimasi sorpresa e spaventata dalla sua proposta. Come potevo andare al ristorante conciata in quel modo, con lui che sembrava un attore? Mi spiace, ma devo andare a casa. Facciamo un'altra volta. Mi saluti tanto sua madre. Mi batteva forte il cuore, talmente forte che credetti di svenire. Cercai di liberarmi da quella presenza che se da un lato mi emozionava, dall'altro mi incuteva timore. Ma lui mi venne dietro. Perché scappi? Ma perché tremi così? È solo un invito a pranzo, Chiara, niente di più. Ti assicuro che non sono pericoloso. Rise, e qualcosa di lui mi parve ancora più affascinante. Forse le sue rughette intorno agli occhi che si sollevavano all'insù, o le sopracciglia folte nerissime, sentii un fremito alla bocca dello stomaco. In quel momento mi sembrò l'uomo più bello che avessi mai visto. Dai, Chiara, mi farebbe piacere. E poi sei stata così gentile. Aldo sapeva come convincere le persone, e io, per gentilezza, alla fine cedetti. Era impossibile declinare l'invito. Mi sistemai la giacca, raccolsi i capelli con un elastico, mi immaginai nel peggiore dei modi, lontanissima dal suo mondo. Forse mi innamorai di lui in quel preciso istante. Aldo. Aldo è un personaggio molto importante nella vita di Chiara, sarà un personaggio davvero importante. E c'è una cosa che voglio dire, che si casca spesso nella sciocca convinzione di dover cambiare
per poter piacere all'altro. Non è un argomento così originale. Devo dire che sia le donne che gli uomini non sono esenti da questo, nel senso che capita spesso, è capitato quando si è più piccole, ma anche da grandi, di voler piacere per forza e allora di scimmiottare qualcosa che non sia, pur di entrare nel cuore della persona amata. E c'è un passaggio dove Chiara racconta e dove Chiara si rende conto, perché ci sono persone che lo fanno inconsapevolmente e si convincono quasi di essere ciò che non sono. E ci sono persone invece che si rendono conto, ma ciò nonostante, tanto è l'amore che si lasciano coinvolgere. Quindi diventano succube della persona, diventano succube del sentimento. In più, angosciate perché non si sentono a proprio agio, perché sono infelici e si rendono conto che non è una strada giusta quella che stanno percorrendo, ma non riescono a farne a meno. Qui siamo oltre, eh? Restai sola e soltanto allora mi accorsi che stavo tremando. Mi sembrò di essere completamente svuotata. Provai a scrivere qualcosa, ma nemmeno il foglio e la penna mi aiutarono. Feci quello che mi aveva chiesto. Andai dal parrucchiere, mi truccai mettendo in risalto gli occhi, una sfumatura di ombretto sulle palpebre, un velo di fondotinta, il fard sugli zigomi. Aprii l'armadio e tirai fuori l'abito nero di seta. Era leggerissimo. Lo indossai e mi guardai allo specchio. La mia immagine riflessa sembrava la fotografia di un'altra donna. A chi apparteneva? Certamente chiunque fosse, era bella. La scollatura metteva in risalto il seno. La stoffa stringeva i fianchi mostrando tutta la mia femminilità. Ero sbocciata, ma dentro mi sentivo spenta, svogliata. Andai in bagno a vomitare. Ecco, a me questa parte qui commuove tantissimo. Adesso non mi aspettavo che mi uscisse proprio la commozione, però un po', ognuno di noi l'ha vissuto, dai, un momento così. Ognuno di noi ha avuto un momento nella vita nel quale ha voluto per forza di cose compiacere qualcuno e volendolo fare a tutti i costi, caspita, però dentro il cuore ti dice qualche cos'altro. Quindi tu appari come l'altro vuole, ma dentro stai schiumando e quindi bisognerebbe davvero riuscire a trovare il coraggio di dire no prima. O forse ci sta l'inciampo per poter dire anche no, non sono così, ci ho provato, non sono io, così è, se vi pare, se non vi pare è uguale. Ecco, quindi forse sì, forse bisogna sbagliare per rendersi conto che ognuno è fatto come è fatto ed è giusto che sia così ed è giusto che trovi la persona giusta. Allora, qui ragazzi, il tempo vola. Devo dire che ci sarebbero ancora moltissime cose da dire. Io ho preferito poi smettere di recensire perché, tra l'altro, io non sono molto brava a fare recensioni dei romanzi, non sono molto brava a chiacchierare a ruota libera su di loro. Io preferisco leggere, preferisco entrare nel vivo della storia e quindi
E quindi preferisco leggere e soprattutto mi farebbe piacere che voi, coloro che l'hanno già letto, e vedo che qui moltissime persone l'hanno letto e l'hanno apprezzato moltissimo, quindi Chiara ancora complimenti, ha vinto anche un premio. Chiara, ci dici che premio hai vinto grazie a questo romanzo, che ricordo essere un romanzo di esordio. Quindi speriamo che Chiara, in realtà so che sta cominciando a avere qualche ideuzza e quindi speriamo che presto ci potrà dare un altro romanzo, perché credo che abbia davvero talento. Prima di lasciarvi, intanto scrivo, leggo. Ho pianto quando ho scritto questa parte, ho pianto tanto scrivendo La ragazza dei fiori. Vivevo tutto ciò che scrivevo, lo sentivo sulla mia pelle. Sandra risponde: carissima Chiara, io pianto nel leggere il tuo libro. Ma ragazzi, ma per forza, cioè, a meno che uno non sia un essere insensibile, non può che piangere. Bravissima Lucia, la tua voce arriva al cuore. Grazie, grazie mille Chiara. Lucia, è stata una lettura intensa e commovente. Complimenti davvero all'autrice. Grazie Nella. Allora, io prima di salutarvi, ho in realtà raccolto delle frasi. Vediamo se riesco a leggervene velocemente qualcuna, così chiudiamo puntuali. Allora, 11. Lei era stata prigioniera, prima di suo padre, poi di suo marito. Era rimasta dietro le sbarre a guardare il sole brillare e la pioggia cadere, a guardare la sua vita, pensando di non essere ancora pronta. Qualcuno, intanto, si era preso tutto. Tutto quello che le spettava di diritto, tutto quello che Chiara desiderava da sempre. Capitava che mi scappasse detto: dove vai? A costruire il paradiso, rispondeva lui. Vediamone altre. L'innocenza è vista come un tarlo, come una colpa. Se sei buono, se ti accontenti di poco, ecco che ti incolpano, ti rendono diverso. Se sei docile e fai le fusa, diventi un emarginato. Questo è il mondo, Chiara. Mi piace sempre molto trovare le frasi. Gatti randagi, alcuni malati, altri senza un occhio o con la rogna, se non fosse stato per me che li curavo. Non vedi che si vive d'apparenza? Ma chi scava davvero nel marcio? Chi va a cercare la profondità dell'essere? Chi ha voglia di scavare per arrivare all'anima? Chi? Già. Questo è bellissimo. Non preoccuparti, capisco che vuoi proteggere tutti, lo farò io per te. Proteggerò anche le persone a cui vuoi bene. Allora, leggo ancora questa cosa di Chiara che racconta i premi che le ho chiesto. Allora, ho vinto un premio al premio letterario Città di Sarzana e un premio speciale ad Amantea e una menzione di merito al concorso Michelangelo di Seravezza. Ad Amantea ho vinto un premio speciale come autrice esordiente. È stata un'emozione grandissima, una serata speciale. Allora, chiudiamo la puntata e poi facciamoci ancora una chiacchiera. Romanzo in diretta ha presentato La ragazza dei fiori di Chiara Manzi.